Proseguiamo la lista delle 10 band italiane assolutamente da ricordare. Nel video precedente, vi metto la scheda, avevamo parlato di 5 band: i The Maldoror Collective, gli Scisma, i Petrol, la band Numb e i Matmata. Proseguiamo ora con le altre 5 e ultime band di questa lista. E come dicevo nel video scorso, l'ordine è prettamente casuale, non per gradimento. Numero 6, Denzoe. Il gruppo romano nasce nel 1995 e sono Carlo Vatteroni alla voce, Marcello Lardo alla chitarra, Corrado Iacchetti alle tastiere e campionatori e Massimiliano Pietrantoni alla batteria. Nel 1998 esce l'album d'esordio, chiamato proprio Denzoe. Il gruppo mischia un rock metal con delle basi elettroniche, ottenendo sonorità che ricordano i The Prodigy e direi in alcuni momenti pure i P-Shifter. Il secondo LP, uscito nel 2001, chiamato Ad Occhi Chiusi, continua, anzi accentua la parte industrial, 9 tracce per poco meno di 40 minuti di musica. Fra le più belle direi Superego, Sesso Facile e la conclusiva Allucinazione Collettiva. Questo è un misto fra chitarre, punk, jungle e noise, un po' nello stile degli ormai disciolti da tempo CCCP. Passiamo ora alla band numero 7. The Uniper Band. Si calmano ora le acque tempestose lasciate dai Denzoe, con questa band romagnola formata nel 1999. I The Uniper Band sono Francesco Begnoni alla voce e alla chitarra, Gianluca Lucchini alla voce e al basso, Alessandro Cavalli alle tastiere, Lorenzo Biagi alla chitarra e Zeus Ferrari alla batteria. La band pubblica nel 2001 un primo EP chiamato Off Debris and Daylong Dreams. Nel 2002 l'album Secrets of Summer, questo, e nel 2004 Time for Flowers, questo qua. Il sound della band, dolce, malinconico, ma anche prorompente, molto espressivo, ricorda da vicino i Radiohead, i Rem, qualcosa di Motor Psycho e se vogliamo i più moderni anatema. Gli album sono interamente cantati in inglese. Le atmosfere che la band crea sono fumose, rarefatte e malinconiche. Il sound è un caleidoscopio di emozioni. Per citare qualche pezzo da Secrets of Summer, assolutamente Lights from a Bar, dall'ultimo album Cold Bodies e Cult of the Skull, davvero una grande band. Passiamo ora alla band numero 8, i Vanillina. C'era il prezzo consigliato. Da Como i tre musicisti sotto il moniker Vanillina sono Davide Lasala, voce e chitarra, e ora unico membro rimasto della formazione, in quanto Luca Pozzi alla batteria e Andrea Rigante al basso verranno sostituiti in seguito. La band nasce nel 1999, pubblicherà un primo EP chiamato 220 Volt, che li farà notare dalle principali testate giornalistiche del settore dell'epoca: rock sound, metal shock, mucchio selvaggio. Nel 2001 il primo album, Mr. Orange. Forse l'amore per Tarantino o per gli amplificatori valvolari? Non si sa, ce lo immaginiamo. Il trio gira il paese condividendo gli stessi palchi con band come Linea 77, i Verdena, i One Dimensional Man, e tornerà in studio solo l'anno successivo per un mini CD intitolato Sagome. Nel 2004 per un altro mini CD chiamato Spine, entrambi prodotti da Giulio Favero, componente della band Teatro degli Orrori e ex componente di One Dimensional Man. Il sound della band spazia tra il grunge dei Nirvana, di Silverchair, di Melvins, fino a propagazioni sonore tipo noise che ricordano Sonic Youth, oppure rock più ruvido tanto caro e Hayus o Queens of the Stone Age. La band poi si autoproduce nel 2009, conta fino a 10. Canzoni da menzionare come Boomerang oppure Farsi del Male, ma non disdegnando anche momenti più calmi, come nel pezzo Cristo Santo. Passiamo ora alla band numero 9, i GF93. Formati nel 1996 nella mia Firenze, i GF93, moniker che io ho sempre saputo essere un'abbreviazione di una bestemmiona. I GF93 nascono dopo l'abbandono di Carlo Bellotti ai Necromass, band black metal già nota nella scena estrema italiana. Carlo, qui in veste di voce e arrangiatore, darà luce o alle tenebre con i GF93 il primo album chiamato Beaten nel 1997. Questo è un concentrato di industrial e metal tanto caro al sound dei P-Shifter dell'album Industrial o Submit, oppure i primi lavori dei Godflesh o dei Fear Factory, periodo solo per New Machine, The Manufacture. Drum machine picchiano duro su muri di chitarre, il tutto accompagnato dalla voce graffiante di Harlow.
Nel 1999 la band darà alle stampe il secondo album, Gothia Fetish 1993. All'elettronica del primo questa volta si aggiunge una componente più hardcore, grazie anche alla produzione di Dave Chang, produttore che ha lavorato con band come Ayrton 9, con cui la band si accompagnerà anche per un lungo tour. Segue nel 2002 Convulsion Star. Arriviamo poi nel 2004 con l'album Osr. Discone grande, bello, mixato niente meno che da Kurt Ballou dei Homburge. Questo è un concentrato di rabbia post-core, ma con tantissimi spunti melodici, a momenti a tratti anche psichedelico. Da ricordare Brings Farther Signification, Lesive e Heartgram. Siamo così arrivati all'ultima band, numero 10. Justin Dusk. Sempre toscani, i Justin Dusk calca il movimento new metal del periodo. Siamo all'inizio del 2000. Il sound della band ricorda quello dei Tool, ma con la melodia che ricorda da vicino qualcosa di A Perfect Circle, oppure Taproot, o ancora i Deftones. La band, composta da Marco, voce e chitarre, Antonio, batterista e tastierista, Jerry all'altra chitarra e Daniele al basso, pubblicheranno il primo album nel 2001, chiamato One Day Mayday, e il secondo nel 2011, intitolato Looking for the Sea. Continuano le sonorità della band nell'ultimo, evolvendo inoltre il proprio sound e modernizzandolo, con accenni al crossover che ricordano qualcosa di Incubus, ma sempre dando grande importanza ad ariose aperture melodiche. Un consiglio per gli amanti delle band sopracitate. Niente, finisce qua la lista delle 10 band che assolutamente volevo ricordare, in quanto hanno lasciato qualcosa, secondo me, di importante, sia nella nostra scena nazionale, ma anche quella al di fuori. Io vi ringrazio, vi aspetto alla prossima, un saluto da Rockblog.